come dire, l'esigenza antropologicamente radicata dell'uomo, specialmente in determinate epoche storiche, credere che qualcuno possa ritornare a dirci qualcosa di un mondo che noi non conosciamo, non conosciamo ancora. Nei paesi cattolici i fantasmi erano anime purganti, quindi tutto sommato erano benefici, venivano a chiedere dei suffragi, al massimo facevano tristezza, pietà, perché noi sapevamo che c'era qualcuno che veniva arso da queste fiamme che volevano purificarlo, oppure ci davano dei moniti nei confronti del futuro, perché attenzione, non fare questo, non fare quest'altro. Nei paesi protestanti, siccome non ci sono più le anime purganti, perché non esiste il purgatorio, i fantasmi sono apparizioni in senso stretto, cioè o sono degli angeli, e questo succede di rado, o sono soprattutto dei demoni che si sono assunti le fattezze di un caro e vanno a spaventare, ad uccidere. Il luteranesimo ha ossessione del diavolo, il diavolo è dappertutto, noi abbiamo i santi che ci possono proteggere, la Chiesa che può proteggere nei confronti dell'aggressione di questo altro rispetto a noi. Nei paesi protestanti, la letteratura gotica nasce nei paesi protestanti, non a caso. Tutto quello che noi pensiamo, a cui pensiamo quando ci riferiamo a letteratura di paura, di terrore, è protestante. Lutero, quando si rifugia dopo la scomunica del re e sente le finestre del castello muoversi un po' per il vento che sbatte contro le finestre, pensa che siano dei diavoli che sono andati lì tormentarlo, quando sente dei movimenti che percorrono il soffitto, che probabilmente sono dei topi, pensano che siano dei diavoli, perché il diavolo è dappertutto nel mondo protestante. Noi invece, cioè i paesi cattolici, fortunatamente riescono a rielaborare la presenza del morto, il ritorno del morto, che è un ritorno psicologicamente, ripeto, radicato, nel 600 non se ne può fare a meno, riescono a rielaborarlo, a ritualizzarlo in maniera positiva. Ed è anche il secolo della Madonna, il 600, perché l'unica che può aiutare le anime purganti è la Madonna. La Madonna che scende in purgatorio ad aiutare le anime purganti, secondo, ovviamente non la teologia, ma la tradizione popolare, la Madonna scende in purgatorio, diremmo noi, durante il weekend, cioè il venerdì e il sabato per andar via la domenica. E infatti, proprio per questo, in molti paesi, soprattutto dell'Italia meridionale, le messe di suffragio si facevano prima il lunedì, perché era il primo giorno in cui le anime erano sguarnite rispetto alla protezione della Madonna. E la Madonna rinfrescava, tecnicamente, il refrigerium che forniva la Madonna era il rinfresco del latte del proprio seno, quello stesso latte con cui aveva nutrito Gesù bambino. Adesso lo dà alle anime del purgatorio per rinfrescarle. Questo, per esempio, per dire qui che c'è molto folklore, questo fa parte, sarebbe l'impronta di un'anima purgante. Naturalmente queste culture popolari non hanno nulla a che fare con la religione, con la teologia, con la Chiesa.